Ciao Ale! Ciao Lore. Com'è andata oggi? Pensi Bene, bene, il pesce attivo è in zona. sia arrivato il momento? Io credo di sì. Per me siamo pronti. Bene, io sto finendo di preparare tutto. Dopo carico l'auto e ci vediamo domattina allora. Ok, Sì, perfetto. Ci vediamo alle 6 al lago domattina. a domani Ale, ciao! Questa è una storia che ha inizio molti mesi fa. Eravamo ancora nel 2021 quando con Alessandro abbiamo deciso di iniziare una pastorazione a lungo termine lungo le sponde di un lago per noi, sì, molto conosciuto. Siamo ancora in inverno, siamo arrivati nel frattempo nel 2022 e questa è la prima puntata del nostro Noi siamo solo pescatori tour 2022. Siamo a Narni, lungo le sponde del lago del Recentino. Sono in compagnia di Alessandro Pagliarici. Ciao ragazzi. Ciao Alessandro. E questa sarà la prima sessione dopo questo lungo periodo di pastorazione. Noi abbiamo, credo, una gran voglia di andare a posizionare gli inneschi e speriamo che vada tutto nel Tutto verso per il giusto. verso giusto. Poi, in bocca al lupo, Ale. Bocca Vai. al lupo. Questo video abbiamo scelto di fare un qualcosa di diverso rispetto a tutti i nostri video. Generalmente noi quando andiamo ad affrontare un posto e a fare un video, in quel posto acquisiamo le informazioni che dobbiamo acquisire, valutiamo le condizioni meteo e le condizioni stagionali migliori per quel posto e poi andiamo a pesca. In questo video e per questa sessione invece abbiamo fatto qualcosa di diverso. Abbiamo preparato il posto, lo abbiamo seguito, lo abbiamo pasturato. Abbiamo voluto condizionare i pesci attraverso la pasturazione ad alimentarsi in delle determinate zone precise. Due zone principali, quelle sono quelle che abbiamo individuato, che potevano essere redditizie durante la pasturazione. E di conseguenza andremo a posizionare le nostre canne in queste due zone. Stiamo posizionando dei pali di supporto per evitare che la lenza tocchi l'acqua. A circa una ventina, 25 metri da riva c'è una secca dove riusciamo a piantare dei pali. In questo modo riusciamo a mantenere tutta la lenza fuori dall'acqua fino ad arrivare al nostro innesco. Questa sessione ci ha
che altro durante il periodo di pasturazione ci ha aiutato molto l'uso del GPS. In questo modo riusciamo a ritrovare quelli che sono i punti dove abbiamo pasturato e a calare facilmente in quest'area. Ora andiamo a calare e incrociamo le dita. Siamo in una pasturazione minima, abbiamo rinfrescato la zona pochi giorni fa, c'era movimento, c'era attività di pesce, quindi non vogliamo saziare troppo i pesci ma vogliamo che vadano diretti sull'innesco. La canna è posizionata, pasturata, ora non ci resta che far passare la lenza sopra a quei pali che abbiamo posizionato prima, cercando di mantenerla tutta fuori dall'acqua e arrivare a riva sul posto. E poi incrociamo le dita. Vai! Peschi pressoché obbligati per questa sessione. Abbiamo pasturato con un tipo di boilers, abbiamo concentrato la pasturazione su un tipo di boilers, non possiamo che innescare le stesse boilers. Piombi da un peso importante, da una grammatura importante, devono essere zavorre pesanti perché devono arpionarsi sul fondale e qui dobbiamo in un certo senso contrastare delle correnti che si generano in questo lago, poi più avanti vi spiegherò com'è la morfologia del lago, ma comunque dobbiamo utilizzare dei pesi importanti. Sera e fa freddo, ma d'altronde siamo in inverno e è giusto così. Ora abbiamo riposizionato tutte le canne, Alessandro sta finendo di calare l'ultimo innesco e confidiamo nella notte.
non tanto perché comunque nella notte chissà cosa poi succede, ma per il semplice motivo che abbiamo scelto di concentrare la nostra pasturazione nel tardo pomeriggio e alla sera, in modo da far trovare alle carpe le nostre zone di pesca sempre pasturate durante il periodo notturno. Abbiamo in un certo senso in questo modo cercato di evitare pesci di disturbo e di lasciare, diciamo, la strada spianata alla pasturazione solamente per le carpe. E ora vediamo che succede. Immaginavamo, i primi pesci non si sono fatti attendere e aspettavamo delle partenze di notte e così è stato. Prima notte veramente impegnativa, ci siamo veramente divertiti e soprattutto possiamo dire di aver già raggiunto il nostro obiettivo perché abbiamo catturato dei pesci molto importanti. Aspettiamo ora che scaldi l'aria, poi ve li facciamo vedere. Di questa portata nel lago dove ho iniziato a praticare questa tecnica di pesca è una soddisfazione indescrivibile. Diciamo che è la piccola realizzazione di un sogno che aspettavo praticamente da quando ho iniziato a pescare.
Ecco, come vedete ora il lago sta salendo, le gambe anteriori del mio pod sono praticamente sott'acqua. Quando veniamo a pescare qui a Narni bisogna valutare e controllare quella che è l'oscillazione del lago, sia per ricordarsi di posizionare il campo base ad una giusta distanza da quella che è la riva per non rimanere con la tenda sott'acqua, ma anche per controllare e valutare quelli che sono i momenti migliori per posizionare le canne. Ci sta regalando delle perle uniche. Abbiamo messo molto tempo per decidere di avviare un qualcosa di diverso in un ambiente a noi conosciuto. Qui a Narni, sul lago del Recentino, possiamo dire che ormai non pescava quasi più nessuno. Carpisti si contavano sulle punte delle dita, ma in un anno intero. Il lago negli anni è cambiato, perché da lago molto pescoso che era una volta è diventato un ambiente molto difficile. Abbiamo quindi deciso di fare qualcosa di diverso dal solito, di non andare direttamente a pesca, ma di tornare a curare un posto attraverso la pasturazione come si faceva molti anni fa.
quando nei laghi non c'era pressione di pesca, quando si andava a preparare un posto con molto tempo e con molto impegno. Ci abbiamo messo diversi mesi, merito, grande merito va dato a Alessandro che si è impegnato più di tutti per cercare di arrivare ad oggi e a questa sessione e a mantenere un posto pasturato per mesi. Allora Alessandro, te che hai vissuto proprio in prima persona, parlaci più di questa pasturazione. Allora, circa settembre scorso abbiamo deciso di iniziare questa pasturazione. In che modo? Innanzitutto abbiamo individuato dei punti di interesse che un po' già conoscevamo, un po' li abbiamo individuati con precisione grazie al drone. Grazie al drone siamo riusciti a vedere molte carpe che pascolavano in dei punti precisi. Abbiamo quindi pensato di entrare in competizione con la grande quantità di alimento naturale presente nel lago, quindi chioccioline, gamberi, verde vase, tutto quello che una carpa può trovare su questi fondali. In che modo siamo entrati in competizione? Iniziando a pasturare con una grande quantità di granaglie, mais e tiger. In questa maniera, nei punti dove eravamo sicuri che già c'erano le carpe, abbiamo fatto trovare costantemente, circa 2-3 volte a settimana, una grande quantità di mais. Scusami se ti interrompo. Erano dei punti dove le carpe già si alimentavano, dove noi abitualmente posizionavamo gli inneschi ma non avevamo più risultati, segno che le carpe stavano mangiando esclusivamente alimento naturale e di fatto non avevano più interesse ad alimentarsi. Quindi da questa considerazione, quindi da queste pescate diciamo non andate a buon fine, abbiamo deciso di riorientare le carpe verso quella che era un'alimentazione più artificiale. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di iniziare appunto a pasturare con molta quantità di pastura per un lungo periodo di tempo, perché la decisione principale qual è stata? Che la svolta delle pescate all'interno di questo lago l'avrebbe data la costanza di pasturazione, cioè la quantità di cibo sempre presente in un determinato punto. E quindi niente, abbiamo deciso di iniziare a pasturare con costanza in grande quantità mais e tiger per i primi 3 mesi. Successivamente, gradualmente, abbiamo inserito delle boilies che all'inizio erano poche, 1-2 kg a pasturata. Con il passare del tempo sono diventate la quantità di pastura principale, e fino ad arrivare poi ai 3 mesi successivi dove le carpe hanno mangiato solamente boilies. Sempre con l'aiuto del drone ci siamo accorti che andando avanti con la pasturazione le carpe rispondevano bene. Perché? Perché erano sempre in zona, avevano comportamenti non apatici ma si alimentavano e quindi erano perennemente con il muso basso a gruppolare sul fondo. Ecco, dopo aver individuato questi comportamenti ci siamo resi conto che il posto era praticamente pronto. Quando era pronto? Era pronto praticamente nella stagione meno indicata per pescare, cioè in pieno inverno. Perché? Perché in questo periodo il cibo naturale iniziava a scarseggiare. Le carpe quindi piano piano cominciavano sempre di più non ad avvicinarsi ma a rimanere sul punto di pastura, e in questa maniera ci siamo accorti che praticamente si alimentavano quasi esclusivamente con la nostra pastura, e quindi abbiamo deciso di andare a pesca, perché era il momento più adatto per andare ad insidiare quei pesci che fino a poco tempo fa non si alimentavano più, cioè non calcolavano minimamente quello che noi buttavamo in acqua. Di fatto non avevano più interesse verso i nostri inneschi. C'è da dire anche che stiamo cercando, perché li abbiamo visti, di insediare comunque pesci importanti, perché sì, anche col drone abbiamo visto pesci di una certa mole, di un certo peso, e quindi è in un certo senso anche normale che magari erano più diffidenti verso le esche senza una pasturazione preventiva. In questo modo ci auspichiamo che attraverso una lunga pasturazione, attraverso delle condizioni che spingano i pesci esclusivamente a mangiare le nostre esche, abbiamo qualche possibilità in più di fare determinati pesci in un ambiente che oggi come oggi è un ambiente difficile. È diventato molto ostile, è diventato veramente difficile come il lago.
si sta facendo notte, andiamo a rinfrescare, a riposizionare gli inneschi e confidiamo di fare qualche bel pesce stanotte. Molto impegnativa, soprattutto per Alessandro che ha catturato due splendide regine, ma temperature veramente proibitive, siamo andati diversi gradi sotto lo zero. Il pesce ha risposto comunque e di questo noi siamo molto contenti. Ora aspettiamo che sale il sole, che scaldi un po' l'aria e poi ve le facciamo vedere. Ritornare a pescare Narni per me è stato come ritornare indietro nel passato. Questo
questo lago venivo a pesca da bambino, abitando appunto pochi chilometri da qua. E tornavo sempre a casa felice per le catture effettuate. Il fatto che in questi ultimi anni non si pescava più come prima non mi faceva stare bene e mi dava la sensazione di avere, diciamo, un conto in sospeso con questo posto. Per questo motivo è partito questo progetto, per cercare di riprendere e di prendere magari qualche pesce, di prendere pesci che magari avevamo già preso anni indietro per vedere quanto erano cresciuti e di prendere magari qualche pesce nuovo che non si era visto prima. Mi auguro che chiunque in futuro deciderà di venire a pescare questo lago metterà al primo posto la tutela del lago e la tutela dei pesci, perché Narni è un lago che ancora vive, ma se tenuto bene e rispettato da tutti può tornare agli antichi splendori, può tornare anche a far crescere una futura generazione di carpisti. Lago del Recentino, o più comunemente conosciuto come Lago di Narni o Lago dell'Aia, dal vecchio fiume che portava acqua al lago, che si trova a monte nella zona bassa del lago, è un invaso artificiale, un invaso che oggi viene alimentato da un braccio del fiume Nera che viene incanalato artificialmente diversi chilometri a monte e sfocia proprio qui sul lago alle mie spalle in questo tunnel sotterraneo, portando nel lago una grande e importante massa d'acqua. Questa grande massa d'acqua negli anni ha modificato quello che era il fondale e la conformazione stessa del lago, creando una sorta di ecosistema unico nel suo genere. Nella maggior parte delle dighe e degli invasi artificiali l'acqua è ferma, stagnante. In questo lago, tuttavia, si generano delle correnti che sono regolate poi dalla centrale idroelettrica che si trova più a valle, quindi dall'apertura delle paratie della diga, che unite a questa importante massa d'acqua che entra nel lago creano delle condizioni uniche per ambienti come questo tipo. Qui c'è una importante oscillazione del livello idrico del lago, un'oscillazione di circa un metro ogni 6-7 ore. E questa oscillazione regolata dalla diga e dal fiume che entra artificialmente alle mie spalle creano delle correnti costanti sul lago, correnti che vanno talvolta da valle verso monte o da monte verso valle a seconda dell'apertura o meno delle paratie. Queste correnti sono difficili da affrontare per un pescatore, perché bisogna cercare di mantenere il più possibile le lenze o sul fondale attraverso l'utilizzo di tendifilo oppure fuori dall'acqua attraverso l'utilizzo di pali e di deviazioni. Il lago inoltre è caratterizzato da una profondità media molto bassa che oscilla dal metro e mezzo fino ai due metri e mezzo, mentre nella zona che si trova alle mie spalle e va verso la diga la profondità è maggiore. Il fiume ha scavato negli anni una sorta di canale
e in questo letto del fiume si raggiungono i 5-6 metri massimo di profondità. Nella parte della diga, in questa parte dove stiamo pescando noi, sia nel nostro sottosponda che nel sottosponda opposto, le correnti hanno eroso la riva, creando due sorte di ulteriori canali più profondi che vanno verso la parte a monte del lago. In questi canali ci sono dai 3 metri ai 4 metri di profondità. Sono canali larghi una trentina di metri, e poi al termine di questi canali, verso il centro del lago, in tutto il corpo del lago c'è una risalita e il fondale medio è intorno ai 2 metri. In tutto il corpo del lago, diciamo che circa i 3/4 del lago sono oggi ricoperte da vegetazione acquatica, da grandi banchi d'alghe dove è difficile trovare dei buchi puliti, ma sono zone ricche di alimento per le carpe. La grande oscillazione che si registra sul lago ogni 6-7 ore, in presenza di un fondale così basso, crea degli ambienti differenti a seconda del livello dell'acqua, del livello idrico del lago. Quando il lago è basso, come ora, la parte a monte del lago viene interamente scoperta, emerge interamente dal lago lasciando un fondale fangoso, melmoso, e diventa quasi proibitivo pescare in quelle zone in determinate condizioni. In questa parte di lago, diciamo dalla metà del lago fino alla diga, le condizioni sono più stabili, ma qui la corrente che si genera quando le paratie sono aperte e l'acqua sta scendendo è una corrente molto forte che rende difficile mantenere le canne in pesca. Queste condizioni fanno del lago dei Narni, a mio avviso, uno dei laghi tecnicamente più difficili da affrontare, perché ci sono molti fattori da valutare per posizionare le canne e per cercare di mantenerle in pesca il più tempo possibile. Questi sono pesci importanti per un lago come questo. Abbiamo messo molto impegno, molta fatica, ma i risultati finalmente sono arrivati e non possiamo far altro che essere felici così. In passato questo lago era conosciuto come tra i più pescosi della zona. Sì, era un lago molto prodigo di catture. Parliamo degli anni, primi anni 2000, 2005, ma anche fino al 2010. Sì. Si veniva a pesca una notte in questo lago, era difficile scendere sotto le 10 catture a notte. E tutte di buona taglia, parliamo di una taglia media che andava dai 9-10 fino ai 13-14 kg, sia regine che specchi.
era un lago non troppo impegnativo, che comunque ti faceva divertire. C'era la possibilità di fare tante catture, di fare qualche pesce un pochettino più importante, ma comunque ci si divertiva. Non si tornava mai a casa a mani vuote. No. E anche io mi ricordo, venivo a fare dei pomeriggi o delle giornate e comunque mi divertivo sempre. Negli anni il lago è cambiato totalmente, nel giro di 10-15 anni siamo di fronte ad un lago totalmente diverso da quello che era prima. Di fatto prima questo lago era in un certo senso preso d'assalto dai carpisti del luogo, dai carpisti di Zuora, dai carpisti umbri. Lentamente le difficoltà sono aumentate, i carpisti sono diminuiti. Da 3-4 anni a questa parte ci siamo noi e qualcun altro, ma veramente il lago è sostanzialmente deserto. È deserto, completamente deserto. Abbandonato. E la quantità delle catture e soprattutto la quantità di pesci è sostanzialmente diminuita. Diciamo, il lago è cambiato tantissimo. È sostanzialmente diminuita. È diminuita magari per qualche pescatore che comunque portava via i pesci, perché c'è anche questo. Ma in un certo senso è diminuita purtroppo a causa del bracconaggio. Più di una volta abbiamo tirato fuori delle reti. Questo è un lago che ha sofferto molto il bracconaggio, l'attuale bracconaggio che sta distruggendo tutte le acque italiane. Perché? Perché sostanzialmente in questo lago non c'è mai stato un vero e proprio controllo mirato a questa problematica. Quindi oltre noi frequentatori e abitanti, diciamo, di zona, nessuno ha mai detto io vado a controllare Narni, vado a cercarmi che nessuno faccia atti illeciti. E quindi, diciamo, per anni queste persone hanno avuto campo libero e purtroppo hanno distrutto quello che era un vero e proprio paradiso, perché, come diceva Lorenzo, qua si veniva per pescare, si veniva per divertirsi, si veniva per... perché? Perché comunque andava a Narni per tornare a casa sicuramente senza un cappotto. Era rarissimo non prendere niente in questo lago. Ad oggi la situazione è completamente ribaltata, cioè adesso tornare a casa con una cattura è un traguardo, è un successo, perché non ci sono più i pesci di una volta, ma soprattutto non c'è più la quantità di pesci di una volta. Quindi la situazione è completamente l'opposto di quello che era prima. Diciamo che prima c'era una popolazione di carpe di qualche migliaio, e ora siamo intorno a qualche centinaio di pesci, e in un lago con una grande estensione come questa riuscire a prendere qualche pesce con sessioni veloci è più fortuna che altro, diciamocelo. Oggi è un lago che è diventato difficile. Oltre a questo c'è da combattere quelle che siano le condizioni stesse del lago, perché è un lago caratterizzato da delle correnti che vengono generate da quella che è la centrale idroelettrica che si trova più a valle, e tutte queste condizioni fanno sì che il lago oggi è sostanzialmente deserto. C'è da aggiungere una cosa, che la sostanziale diminuzione dei pesci all'interno del lago ha permesso che la vegetazione aumentasse a dismisura. Quindi diciamo, prima il lago era suddiviso in tre zone precise, cioè la parte dove entrava il canale, quindi l'immissario principale del lago, caratterizzata da fondali più profondi dalla corrente e quindi da fondali più puliti, la parte centrale con qualche ciuffo d'alghe qua e là che l'estate comunque diventava, permettetemi il termine, un bel campetto da calcio, e la parte, diciamo, più bassa, più paludosa, dove non c'erano per niente alghe. Perché? Perché comunque le carpe spesso trascorrevano il tempo là alimentandosi su quei bassi fondali scaldati dai raggi solari. Ad oggi quasi tutta la superficie del lago è completamente ricoperta da alghe, quindi anche entrare in pesca, rimanere in pesca è diventato sostanzialmente più difficile, è molto più impegnativa la situazione. We'll be right back.
pescare in ambienti del genere è un qualcosa di molto affascinante, di molto bello. Ambienti di medie e grandi dimensioni, ambienti liberi, che sebbene li conosci non sai mai cosa possono tirarti fuori. Noi ci aspettavamo una sessione con qualche bel pesce, perché è quella a cui puntavamo da diversi mesi a questa parte. Sta diventando una sessione memorabile, una sessione che sicuramente scriverà un piccolo pezzo di storia di questo lago. Pesci di cui non sapevamo l'esistenza, o perlomeno pensavamo fossero un numero talmente limitato che era quasi impossibile andarli a prendere. Invece anche questa volta siamo rimasti stupiti. Più si va avanti con l'esperienza in questa pesca e più uno non finisce mai di imparare quelle che sono le sorprese che i nostri laghi, i laghi italiani, possono nascondere. Quando all'alba troviamo delle canne con gli inneschi fuori dall'acqua, vuol dire che è successo qualcosa di importante. Questa notte abbiamo realizzato il nostro sogno e non abbiamo regalato questa canna, ma abbiamo fatto un pesce che corona tutta la fatica di tutti questi mesi. Un sogno che si realizza. E ora facciamo colazione e ve lo facciamo vedere. Andiamo! Questi erano i pesci che cercavamo e li abbiamo trovati. Le fatiche a qualcosa sono servite. Sessioni così sono sessioni difficili da dimenticare. Grande Ale! Sogno. Abbiamo scritto la storia di questo anno.
epico, come nel migliore dei film. Già. È stata la ciliegina sulla torta. È stata dura, ma siamo riusciti ad ottenere i risultati che tanto aspettavamo. Sì, una sessione difficile, tanti pesci importanti. Tanto freddo. Condizioni medio veramente avverse. Eh sì, ma comunque possiamo dire che abbiamo scritto un piccolo pezzo di storia della pesca qui sul lago di Garda. Non è facile riuscire a fare pescate di questo tipo con pesci così importanti. È un lago che, come dicevamo prima, non regala più niente. Adesso i pesci qua vanno cercati e sono fortemente sudati. Ogni pesce è stata una battaglia e è stata anche una soddisfazione. Si conclude quindi qui il nostro primo video del Noi Siamo Solo Pescatori Tour 2022. Continuate a seguirci per i prossimi video, io ringrazio Alessandro e noi concludiamo con una missione compiuta. Sì. Grande Ale! Ci vediamo alla prossima! Ciao, ragazzi!